Ok, eccoci qua. Bene. 3 di novembre oggi. Abbiamo finito di grossomigliare pensando a tutti i santi e ai nostri defunti e riprendiamo il percorso verso la fine. Siamo alla 13ª lezione, se non sbaglio. Stiamo concludendo con il modulo A, ci è rimasto da fare una rapida sintesi delle cose importanti che ci dice Olivier de Sardin nel saggio La politica sul campo, cioè come si fa ricerca etnografica in concreto. Okay. Poi una ancora più rapida purtroppo sintesi del saggio L'arte come sistema culturale di Clifford Geertz, in modo che ci teniamo le ultime due lezioni per una disamina della parte più tecnica, più odiosa, più bistrattata di questo corso solitamente, che è la parte sulla quarantena. È una parte tecnica in cui dovete capire che differenza c'è tra cucini paralleli e cucini incrociati e che cos'è una residenza buco locale. Cose molto che ci hanno dato gli antropologi una fama di gente che aveva delle cose molto serie da dire. In realtà non è proprio così, però per me sarà importante che entriamo in quel filone tecnico alla fine, perché sarà una specie di prova del 9. Cosa abbiamo detto finora in tutto il corso? Abbiamo detto che la realtà esiste oggettivamente. C'è una realtà, ma noi non possiamo conoscerla che intersoggettivamente, no? Cioè possiamo conoscerla all'interno di sistemi in cui impariamo le categorie, i filtri, i modelli, okay? Che ci consentono di trasformare quel percetto per certi versi ingestibile, perché il percetto senza categorie è quello che vi ricordate dei funes, il memorioso, uno vuol dire perdersi. Allora noi abbiamo bisogno di avere delle categorie, alcune ce le abbiamo naturali, ma è poca roba, non bastano a consentirci una vita socialmente organizzata, una vita come quelle vite di cui abbiamo bisogno per sopravvivere nel mondo, ok? Quindi abbiamo bisogno di acquisire dei filtri più raffinati, più dettagliati. Quindi la parentela, vedremo, diventerà un modello molto interessante, perché nella parentela c'è tutto questo, un po' come il cibo. Per quello il cibo è un'altra sessione, perché il cibo è una cosa che sta lì, non si può fare a meno. La parentela è un legame che c'è, non si può far finta che siamo nati sotto i cavoli, diciamo. È arrivato il momento che lo ammettiamo tutti, lasciamo con la riproduzione sessuale, insomma, ok? Neanche ci vuole, mi dispiace di dire. Okay. Ma proprio vedendo come gli esseri umani devono prendere questo legame biologico naturale e trasformarlo in qualcosa di concepibile culturalmente. È il salto concettuale più importante. Se capite questo, capite che cosa fa l'antropologia culturale. Quindi lasceremo due lezioni su questo e vediamo se ce la facciamo anche a 5 minuti alla fine a fare una piccola simulazione su Classmarker, ok? Vediamo se c'è tempo. Sostanzialmente la cosa è semplicissima, andate su Classmarker, avete un link e vi si apre una pagina con un test, tutto qua, che dovete cominciare a fare. Allora, oggi dobbiamo completare questa cosa di Olivier Sardin e dicevamo che finora abbiamo visto con qualche dettaglio, soprattutto il primo modo di produzione del dato etnografico. Vi ricordate l'osservazione partecipante, che ha questi due strumenti fondamentali, il taccuino e l'impregnazione. Non vado oltre, okay? Semplicemente però l'importante è che capite che questo testo è strutturato geograficamente. Non è tutto quanto uguale, c'è la struttura dentro, se non acquisite la struttura non capite di che si parla. Ok? Poi diciamo i colloqui. I colloqui abbiamo detto
rapidamente, si, diciamo, si dispongono in un continuum. Da una parte c'è la consulenza, vado da una persona esperta che sa tante cose su come sono divise le piante in quella cultura, lui sa, mi sa spiegare quali sono i criteri che utilizziamo. E poi dall'altra parte c'è il racconto, invece c'è quell'informatore che vi sa raccontare benissimo come è successo che quella volta mentre stava andando a raccogliere appunto queste piante gli è successo che ha incontrato uno spirito che racconti. Okay. E dicevamo che la storia di vita può essere uno strumento privilegiato, perché la storia di vita è un modo attraverso cui entrano un sacco di elementi culturali. La storia di vita non è detto che debba essere spontanea, la storia di vita può essere elicitata. Se vi ricordate Slices of Life, è esattamente un caso di storia di vita elicitata, con uno scopo ben preciso, di produrre dei ritratti che siano che descrivano questa persona nella sua peculiarità, nella sua specificità. Ma ci possono essere storie di vita che sono sollecitate per capire che senso ha, cioè, la visione religiosa in quel contesto. La storia di vita potrebbe essere utilizzata per capire quali sono i rapporti di potere. Oppure, penso a un bellissimo libro di Marjorie Shostak, Nisa, i racconti di una donna, Kung San, quelli che chiamano Boshima in Italia, dell'Africa meridionale, una donna di una popolazione di cacciatori e raccoglitori, in cui molte cose spiegavano i rapporti di genere, molti pezzi della sua vita servivano a capire cosa vuol dire essere un genitore se sei un Kung San, cosa vuol dire essere una madre se sei un Kung San. Okay? Quindi attraverso la storia di vita possiamo accedere in maniera molto molto peculiare, diciamo, ad alcuni aspetti culturali caratteristici. Ok? Quindi, visto che il nostro intento è raccogliere informazioni sia su temi specifici, sia su temi più generali, diciamo, no? Noi, gli antropologi, parliamo di loro perché ormai mi chiamo fuori dalla categoria, gli antropologi si concentrano sul fatto che quelli che fanno non sono quelli che fanno, non sono interviste, ma sono più colloqui, cioè dovrebbero assomigliare il più possibile a una normale conversazione come avviene in quel contesto. In realtà è contraddittoria la cosa. Eric Michaels, un bravo antropologo, è morto molto giovane, australiano, che studiava l'impatto della televisione tra gli aborigeni australiani negli anni 80, era un problema che tra, non so se erano gli Agunta o che gruppo fossero, comunque un gruppo aborigeno australiano all'interno, in quel contesto culturale fare una domanda a un anziano è una sorta di insulto, perché gli stai dicendo implicitamente tu non sei stato in grado di spiegarmi le cose di cui avevo bisogno. Ok? Quindi capite? Per dire, insomma, che le regole conversazionali, le regole della comunicazione locali possono essere molto diverse da quelle a cui siamo abituati noi. E quindi condurre una conversazione normale, spontanea, significa niente, spontanea per chi? Per te, che vieni da un'università italiana, no? Cioè, quindi bisogna stare molto attenti a cosa si intende per conversazione spontanea. Non significa quello che io penso che sia la spontanea, è mic, ok? Dal punto di vista loro, va bene? Allora, ci possono essere casi in cui tu hai bisogno di lavorare abbastanza chiaramente sul tema, oppure come nel caso di Slices of Life, quello che ti interessa è tirar fuori l'unicità. E allora puoi lavorare con una guida al colloquio, cioè una serie di domande abbastanza dettagliata, una lista di domande, ok? O più spesso un canovaccio. Che è successo? C'è qualcosa che non va nel registratore.
un carovaccio di colloquio che seleziona una serie di temi che si vogliono sviluppare. Carovaccio, vi ho ricordato, fare parentela, differenze di genere, forme rituali domestiche, dipende, insomma, pensate, fare la conversazione con una signora anziana del paese, magari ti interessa sapere che cosa si fa come culto degli antenati, penso che so, abbiamo appena passato il novembre, quello lo dico, insomma, no? Cioè ci sono delle cose in cui colloquio come consulenza, e colloquio come, diciamo, storia, vita, narrazione, si intrecciano, così come si possono intrecciare varie tematiche. Okay. Allora, la caratteristica fondamentale del colloquio antropologico è la sua natura ricorsiva. Okay? Ricorsiva vuol dire che io ho fatto una domanda, ho la mia guida del colloquio, il mio carovaccio, cioè i miei temi, mi sono scritto delle domande che voglio fare, però dalla risposta che mi dà quella persona mi viene in mente una cosa che non c'era, che non avevo calcolato. Vedete la differenza tra somministrare un questionario e fare una conversazione, un colloquio di questo tipo? Cioè io posso essere direttore di ricerca e avere 10 laureandi o dottorandi che lavorano per me, prepariamo il questionario e loro devono prendere il questionario e sedersi a un tavolo con un registratore acceso con una persona, gli fanno firmare la liberatoria e dopodiché dice domanda numero uno, e intanto possono pure pensare ai cavoli loro. Hai finito? Sì, domanda numero due, e va. Chiaro? Capito la differenza? Invece in un colloquio io ascolto quello che la persona mi dice e dico porca miseria, questa cosa qua non l'avevo calcolata. Questa è la ricorsività, cioè c'è un feedback, una retroazione. L'interazione produce una retroazione sull'input delle domande, chiaro? Sono cose abbastanza tecniche, ma normalmente sfuggono se non ci si prende consapevolezza. Ovviamente la ricorsività si aggancia alla diacronicità delle conversazioni antropologiche, cioè io ho fatto l'intervista e adesso c'è questo strumento maledetto che è il registratore, c'è una Gianni Bogio, un bravo, un grandissimo etnografo, sociologo popolare degli anni 60, io negli anni 60 scrisse proprio un elogio del, come si chiamava, registratore, non so come si chiamava, un termine vecchio per chiamare registratore quando c'è un naso. No, la parola italiana, tipo grammofono. Vabbè, scrisse un elogio del. Mi verrà. Okay. Proprio perché aveva capito che ruolo potesse avere, no? Questo il registratore come strumento che crea una nota molto precisa. Una nota come quelle che dicevamo, insomma, no? C'è un flusso del reale e un taccuino strepitosamente accurato per quanto riguarda il sonoro. Il problema grosso, capite qual è? Che si rischia di diventare dei capitalisti dell'informazione, cioè di fare una specie di accumulo, e poi c'è gente che ha 30-40 ore di registrazione e non ci ha fatto niente perché non ci ha mai ragionato sopra. Certo, disattenzione. Non ci ha mai ragionato sopra, no? Quindi paradossalmente per certi versi è rischia di farti perdere, cioè se tu sai che quelle cose lì sono legate all'oralità, che quella persona ti parlerà e basta, fine, cosa fai? Impazzisci, stai attento, cioè con le orecchie letteralmente appizzate, no? E prendi appunti il più possibile, ti fai ripetere cose, no? Cioè ci fai già un lavoro interpretativo sopra. Invece rischia di essere, di impigrire un po' la relazione, il registratore, ma comunque insomma. Quello che volevo dire è che la ricorsività implica, no, una sorta di possibilità di tornare, cioè ho sentito la registrazione, mi sono riguardato gli appunti e mi accorgo che ci sono un sacco di cose nuove che non ho chiesto lì per lì, ma che invece mi creano un'altra serie di domande.
successo appunto anche a Londra con alcuni racconti, no? Che a me sembravano molto interessanti, ma non abbastanza sviluppati. E quindi, quando abbiamo fatto Slice of Life, l'idea era proprio questa, la registrazione iniziale, io ascoltavo e in più di un caso ho chiesto a chi stava sul campo a Londra di ricontattare quella persona e di fargli una, due, tre, quelle che fossero domande specifiche su alcune cose che erano uscite, ok? Vabbè, non ci sprofondiamo troppo. Quindi questo è più o meno come funziona il colloquio, che vi ho detto, credo, tutte le cose essenziali, o perlomeno tutte le cose che vi chiederò. Anzi, no, non è vero, può darsi che ci sono cose del saggio di Sardà che adesso mi sfuggono, ma che vi chiederò. Comunque, non sapete, non vale la regola che ho, ascolto bene la lezione e fa a posto, no? Sempre come al solito, tutte e due. Le procedure di censimento. Questo qua, diciamo, è il modo in cui l'antropologia risolve la questione dell'antitesi epic-etic. Censimento vuol dire che sono io che decido le categorie che voglio incapsulare, quindi ho un approccio di tipo etic, ok? Sempre trattino etic. Cioè, mi interessa sapere la forma dell'abitazione in quell'accampamento o in quel villaggio. E quindi prendo delle misure, vado con un metro, dico quanto ampio è la sala d'ingresso di queste case, quante alte sono queste case, che tipo di legno viene utilizzato per costruire il tetto, per costruire le pareti, capito? Cioè, prendo dei dati, tra virgolette, oggettivi, cioè decido io il tipo di dato. Una delle cose più comuni che gli antropologi fanno in questo senso è quando raccolgono genealogie. Il metodo genealogico è stato sviluppato all'inizio del Novecento da alcuni ricercatori inglesi che si sono resi conto di quanto potesse essere importante ricostruire gli alberi genealogici delle persone. E già, perché ci dice un sacco di cose sulla organizzazione sociale di quel posto. Non dimenticatevi che le società, appunto, che una volta chiamavamo primitive o addirittura chiamavamo senza lo Stato o tribali, sono società, comunque non vanno nominate così perché sono termini, non so come dire, spregiativi, no? Ma denotano una differenza molto importante tra certi tipi di società e certi altri. Cioè è la differenza che Romolo vuole insegnare a suo fratello a costo della vita. Come muore Remo? Viene ucciso da suo fratello dopo che ha cercato di passare il confine. Perfetto, viene ucciso da suo fratello dopo che ha cercato di varcare il confine di che cosa? Della città che stava costruendo. Che città era? E Romolo che funzione esercita nel fondare Roma? Chi è Romolo quando fonda Roma? Uno che passava di lì per caso? Qual è il suo ruolo sociale? Come viene riconosciuto dagli altri concittadini? È il re. Cioè è dotato di un potere extraumano, diciamo, che gli è stato concesso in questa funzione. Il potere è sempre extraumano, tranne nelle società laiche, diciamo, come la nostra, in realtà neanche nella nostra città. Ma che cosa fa? Romolo dice al fratello, uccidendolo, il legame di sangue è meno rilevante, è meno importante di un legame sociale. Ci sono società in cui invece questo non avviene. E il legame di sangue è effettivamente ciò che istituisce la società. Lo vedremo parlando di parentela. Ci sono gruppi in cui tutti di fatto sono parenti, non di fatto oggettivamente, ma di fatto emicamente. Tutti si considerano dello stesso ceppo, qualunque cosa significhi questo. C'è una sorta di legame
naturale, che non è oggettivamente naturale, è emicamente naturale. Ok? Questa è l'idea che gli antropologi hanno sviluppato di società tribale. Ma non si può più usare perché è spregiativo, però anche la tribus è un termine latino in realtà, non l'hanno scoperto gli antropologi sociali britannici delle colonie africane. Ok? Che cos'è la tribus? Qualcuno di voi ha fatto un po' di storia umana? È esattamente questa rete di persone interconnesse per via di sangue, parentesco, cognatico, per via paterna, per via materna, lo vedremo, ma sono persone che si considerano inevitabilmente legate da qualche forza naturale, la comunione dello sperma, può essere il sangue, può essere le ossa, qualche cosa che viene trasmesso biologicamente. Un po' come nell'alveare, no? Tutte le api condividono qualche cosa perché sono tutte il frutto della stessa madre aperecina, che condividono oggettivamente lo stesso corredo genetico. Così gli uomini, in molti contesti, pensano di condividere delle cose con altre persone, che hanno parecchie evidenze per sostenere sta roba. Insomma, normalmente, tranne un caso eccezionale, o pochissimi casi eccezionali raccontati della storia delle diverse mitologie, le donne hanno bisogno di avere un rapporto sessuale con un maschio fertile per poter portare avanti una gravidanza, ok? E quello che esce dalla pancia delle donne si immagina che sia piuttosto collegato con la donna o con l'uomo associato a quella donna e così via, insomma, no? Tutto questo prima della scienza, della biologia, della genetica, pensate a 100 anni fa, non dovete pensare tanto indietro, non è che dovete andare chissà in quale tribù sperduta, insomma. Ok? E questa convinzione è abbastanza diffusa e produce questo effetto che tra alcune persone c'è un legame di ordine naturale. Se la società è tutta convinta di essere parte di questo legame naturale, possiamo parlare di una società che ha una concezione appunto tribale dell'appartenenza, ok? È lì che ci interessa studiare la parentela. Capite che ruolo ha la parentela in quei contesti? Oppure potrebbe essere una società, sarà cazzani in Grecia, ma le stesse famiglie greche, che contemporaneamente, o pensate come funzionano certe concezioni della parentela in alcune forme della criminalità organizzata, tipo la 'ndrangheta e la mafia, no? Vedete? Cioè c'è una sorta di contrapposizione tra un legame civile, Romolo che dice al fratello, me ne frega niente se mio fratello, violi una regola che io ho stabilito come re, non ti uccido in quanto fratello, non potrei farlo, ma ti uccido in quanto re. Tu sei un cittadino riottoso che non ha rispettato le regole della città, ok? E queste regole prevalgono sulle regole della solidarietà di sangue. Invece in alcuni casi, appunto, potrebbe essere che il legame sociale è determinato, è coincidente con questo legame considerato naturale, ok? Quindi la parentela non è una cavolata. E studiare la parentela tra i clan, tra le ndrine della 'ndrangheta, è molto interessante studiare, per quello è il padrino così importante, queste figure, perché quelle sono parentele spirituali e molti gruppi criminali utilizzano queste forme di inclusione naturalizzando queste forme di legame, che non sono legami considerati sociali, non c'è un accordo, non c'è un patto. C'è una necessità, a quel punto perché hai fatto il giuramento, hai fatto il rituale, quel che sia, ma hai naturalizzato il legame. Ok? Quindi la parentela è una rete di accesso molto importante, quindi è una delle procedure di censimento più comuni. Ok? Che normalmente tutte le società hanno almeno la contrapposizione, no? Tra un senso civico dell'appartenenza, cioè c'è un patto, c'è un accordo, c'è una convenzione, e invece un'altra serie di legami che non è convenzionale.
è naturale, dico, non sto dicendo che sia oggettivamente naturale, ok, non è quello il punto, ma è concepito come tale. Quindi le procedure di censimento ci consentono di lavorare a questo livello. I censimenti sono dati ethic contrapposti ai dati derivati dagli enunciati degli indigeni, che sono invece dati emic. Cioè, nel senso che, per esempio, la parentela si sa che se tu torni in un posto puoi scoprire che due gruppi che erano magari nemici e che quindi si consideravano assolutamente separati, antitetici, diventano alleati per qualche motivo, una cosa del genere. Fatalità, dopo che sono alleati, scoprono che cosa? Lo immaginate? Di avere una parentela comune. Vedete? Cioè, ridisegnano gli alberi genealogici, scoprendo che in realtà Tizio, Caio, quell'animale mitico, è un antenato di tutti e due i fondatori dei gruppi di riferimento. Capite? Cioè, la parentela è una roba dinamica. Quindi dobbiamo sempre stare attenti ai dati ethic che raccogliamo. A me è successo in Macedonia questa cosa qua. Cioè, quelle cose che possiamo trovare su dei documenti o delle registrazioni, tra virgolette, oggettivamente disponibili, e invece quelli che sono i racconti che possono modificare. Fonti scritte, diciamo, è il quarto tipo, no? Ok? Il quarto tipo, il quarto modo di produzione del dato. Fonti scritte, dicevamo, l'Università di Dan parla soltanto di testi, ma in realtà oggi dobbiamo considerare, vi lo ripeto, tutte le forme di archiviazione extrasomatica. Archiviazione somatica è quello che vi ricordate. Archiviazione extrasomatica è tutto quello che annotate in qualunque forma, dalla macchina fotografica all'appunto scritto sul quaderno, al file su Word, alla videoripresa con la vecchia videocamera o con il telefonino, al post che fate sui social, tutto. Ok? Come capite, stiamo assistendo a un'esplosione incredibile di archivi, di memorie extrasomatiche. Abbiamo insistito molto nella lezione di Appadurai, e vi faccio un po' di collegamento, no? Proprio sul fatto che in questo archivio della memoria, in crescita esponenziale, la possibilità di accedere a memoria altrui, no? La nostalgia da tavolino, è foriera di strane mescolanze. Comunque, sul campo, quando siamo sul campo, ci troviamo di fronte a tre tipi di fonti scritte in questo senso, eh? Primo, le fonti propedeutiche alla ricerca sul campo, e sono quelle che per gli storici sono le fonti secondarie. Se voglio studiare l'identità etnica tra la popolazione di lingua slava, la minoranza, diciamo, slavofona, in Grecia, in Macedonia occidentale, non posso arrivare lì senza aver letto niente. Ok? Passo un anno, il primo anno di ricerca, mentre mi imparo il greco, nella biblioteca dell'Idrim Abeleton, che sono lì su Tunis, cioè del centro di ricerca sui studi balcanici di Salonico, dove cerco di impararmi il più possibile la letteratura, che è successo, cosa hanno scritto gli storici, cosa hanno scritto i sociologi, cosa hanno scritto i letterati, cosa hanno scritto gli antropologi. Ok? Cerco di capire, sono le fonti secondarie. Voglio fare la ricerca con quel tipo di persone, ma non è che quelli sono marziani e io sono arrivato nel loro pianeta. Non c'ho niente. Cioè, la prima cosa da fare è le fonti scritte, che preesistono, insomma, no? Cioè, propedeutiche alla ricerca sul campo. Ma possono essere anche archivi di, per esempio, sono stati pubblicati, che ne so, un memoriale, oppure un romanzo macedonico, penso, no? Un romanzo pubblicato in cui una persona del posto ha romanzato la vita sua e della sua famiglia in quel contesto. C'è un sacco di dati interessanti che vi possono servire a capire che cosa è successo con la guerra civile, insomma, sono tante cose. Poi,
sul campo, ci sono le fonti integrate del campo, come diari, lettere, quaderni e pubblicistica locale. A queste, appunto, io aggiungerei sicuramente le fonti audiovisive locali. Chiaro? C'era Proloco che ha fatto la festa della salsiccia e ci ho appunto 45 minuti di processione della Madonna della Salsiccia e che gira per il paese, e poi c'è la festa, c'è l'intervista al sindaco, ci sono le mamme che hanno organizzato, ci sono le signore. Questa roba qua, voi laziali sapete benissimo di cosa parlo, il tripudio in effetti delle salsicce, le Madonne della Salsiccia. E poi, quindi, vado lì, come è successo a me, e trovo questo signore che ha scritto 5 quaderni autobiografici sulla storia sua, della sua famiglia, e il primo quaderno si intitola Storia di Filippo e Alessandro, re della Macedonia, e Storia della mia mamma. È proprio il titolo del primo quaderno, per farvi capire che tipo di roba uno può trovare, perché lui deve spiegare la piccola storia di quello che è successo alla mamma nel quadro della grande storia di quello che è successo alla Macedonia. Vabbè, è un uomo speciale da dire, scritto forse. Ok? Per dirvi insomma che cosa uno può trovare. Cioè, capito? Trovi una cosa del genere e diventi antropologo. Che ci puoi fare sopra la tesi di dottorato di ricerca, no? Ci può essere una ricchezza che poi va integrata, perché devi verificare le informazioni che lui ha scritto, devi andare nel paese originario della mamma a verificare, e non era esattamente così la storia come l'ha raccontata lui, perché qualcuno c'è tutto un lavoro, adesso lo vedremo, di politica del campo da fare, però le fonti scritte non sono soltanto quelle che, capito, che noi produciamo, anzi. Una delle prime cose che fece io lì, quando prendevo appunti, ancora lì nella sala d'aspetto della stanza di Florina, lui mi prese la penna e mi spiegò lui come funzionava la cosa della memoria, della storia, della Macedonia, cioè, capito? Cioè, siamo oggi, cioè, questa immagine appunto coloniale dell'antropologo che fa lì e svela ai nativi chi sono loro veramente, e lui gli spiega, funziona più, per fortuna, non ha mai funzionato, però nell'immaginario della scienza sociale occidentale c'era questa forte funzione, insomma, no? Io sono quello colto, tu ammazzano, sai subconsciamente alcune cose, e io sono una specie di maglietta che ti teleporta fuori, le porta alla coscienza e poi le rende disponibili il mondo, o addirittura le può restituire alla tua comunità. È vero che ci sono proteste anche di questo tipo, no? Non so cosa è successo, penso che fosse da qualche parte degli Stati Uniti. A un certo punto un antropologo stava facendo uno studio su alcuni rituali di guarigione, e questo sciamano locale a un certo punto rientrò in tenda e se ne uscì con l'etnografia scritta 50 anni prima dall'antropologo, per verificare che le parole del rito fossero esattamente quelle giuste. Capite anche che cortocircuito può accadere, ok? Allora, queste forme di produzione del dato vanno sottoposte a quelle che Olivier de Sardin chiama politica del campo. Cioè, abbiamo visto i dati, adesso che ci fai con questi dati? Come li organizzi, come li sistemi, come interagiscono tra di loro? Ok, intanto una delle cose più importanti da citare è la triangolazione. La triangolazione è di due tipi: triangolazione semplice, che significa che appunto Leonidas ti dice che c'è stato un episodio del 1906, la storia della sua famiglia, in cui suo nonno e suo bisnonno sono stati uccisi da una banda di comitazzines, di queste bande che si battevano sul territorio fingendo di battersi contro gli ottomani, in realtà erano filo bulgari, filo serbi e filo greci che si facevano la loro famiglia, non importa il dettaglio. Comunque lui mi racconta un episodio in cui questi suoi due antenati sono stati uccisi.
che vado nel paese di origine, parlo con quelle persone e viene fuori che non erano il nonno e il bisnonno, erano il nonno e il zio, cioè il nonno e il fratello del nonno, per esempio. Classico caso di triangolazione: ho un dato, mi viene fornito un dato, e come fa qualunque storico, come fa qualunque investigatore, verifico la correttezza del dato triangolandolo, cioè cerco un altro punto, un'altra prospettiva, no? Per vedere se è attendibile quel dato. Questa triangolazione è semplice, banale, molto spesso gli antropologi si dimenticano di farla, ma dovrebbe essere nell'ABC delle cose che facciamo, ok? Più complesso da spiegare è la triangolazione complessa invece. La triangolazione complessa consente di individuare i gruppi strategici rispetto al tema indagato. Allora, nella triangolazione complessa non si sta cercando di verificare l'attendibilità dell'evento, se è successo veramente così, che cosa è successo oggettivamente. Non è quello il punto. Il punto è capire come quella società si dispone, cioè si divide in sottogruppi rispetto al giudizio su quell'oggetto. Chiaro? Il 7 ottobre 2023 un gruppo di circa 2000, forse di meno, milizie, diciamo, palestinesi, entra nel suo territorio israeliano e assalta i kibbutz locali. Come è stato valutato questo episodio? Per esempio, all'interno della società italiana c'è una differenza netta tra persone con un certo orientamento politico e giudizio valutato da un punto di vista, no? E probabilmente c'è anche una differenza netta tra titolo di studio e giudizio dato da questo evento. C'è una differenza netta tra essere studenti universitari e essere lavoratori rispetto al giudizio. Capito cosa sto dicendo? Cioè, non è tanto l'evento in sé. Con la triangolazione complessa capiamo, rispetto a quell'evento c'è stato un episodio di uno stupro, magari perpetrato da uno straniero su una donna italiana. Ok? Come la società italiana giudica questo evento? Chiaro lo sto dicendo? Persone magari più di destra potrebbero incolpare forse più lo straniero? Non so. Persone più tradizionaliste e conservatrici potrebbero incolpare di più la donna in quanto provocatrice, quello che sto dicendo, cioè è il giudizio, è importante che cambiate la triangolazione complessa perché è uno degli strumenti fondamentali, perché ci consente di individuare i gruppi sociali. Cioè, noi possiamo, no, sociologicamente, dire in quest'aula ci sono, posso usare dei criteri sociometrici, posso dire maschi, femmine, reddito, età, livello di istruzione, e posso dividermi in gruppi, no? Posso dire sono 47% di femmine, 32% di maschi, e 84% di persone con un reddito inferiore o superiore a, tutti raggruppamenti, ok? Ma che non può darsi che non corrispondano a niente rispetto a quello con cui voi vi identificate. Che per voi magari è fondamentale essere un fan degli Oasis, è quello che fa la tua identità. E quindi tu ti associ, ti aggreghi mentalmente con i fan degli Oasis. Non mi darò più, ci sono adesso. Grazie. La triangolazione complessa ci consente proprio di capire come spontaneamente, seguendo percorsi suoi, la società si raggruppa in gruppi che possono avere sistemi valoriali o pratiche anche molto contrapposte. Va bene? Noi sappiamo che una delle divisioni di base è sempre quella del sesso e della generazione. Per
che attraversa tutte le culture, ok? Ma non è detto che tutte le donne facciano corpo rispetto a certi temi, o tutti gli uomini facciano corpo rispetto a certi temi, lo capite, no? O che tutti i giovani siano esattamente concordi nel valutare rispetto agli anziani. Io sono figlio che gli piace Gianni Morandi, ha 11 anni, lui insomma. Per dire, insomma, no, ci possono essere dei gusti abbastanza divergenti anche all'interno di quello che potrebbe apparire un gruppo omogeneo. Fare la triangolazione complessa è questo. Quindi una cosa importantissima da fare è la triangolazione. Ok? Una domanda e la puntata sicura sulla triangolazione. Iterazione, di nuovo può avere, diciamo, due significati. Uno più semplice, cioè produzione non lineare di informazioni. Sto parlando con la signora Maria, esperta di matrimoni in Macedonia, e lei mi accenna che c'è la signora Tassula, che lei avrebbe qualche cosa di molto importante che mi potrebbe dire su questo. Parlo con la signora Tassula, che si ricorda che sua cucina, che non sta esattamente lì nel paese, sta in un altro paese, ha delle foto bellissime. Dalla cucina, che mi rimane, chiaro, questa è, ok? Questo è un tipo di interazione molto importante. È il passaparola, è il telefono senza fili, è quel fatto che colleghi, no? Pezzi di informazione stando sul campo. Ma ovviamente c'è anche un'interazione di tipo teorico, cioè che è una costante modifica dei temi dell'indagine in base ai dati raccolti. Io volevo fare uno studio sulle tensioni, diciamo, etniche tra le minoranze in Grecia, nel nord della Macedonia occidentale greca, e ho finito per rivedere proprio radicalmente il mio concetto di minoranza. Vi posso chiedere di la parola su Zoom? Ok. In un certo senso, anche qua vedete la differenza, no? Tra un lavoro sistematico concepito attorno all'idea di questionario, in cui ti danno una via, tu devi fare i numeri di via Giulio Cambellotti. Vai, ti metti lì con il tuo questionario, c'è i numeri pari 2, 4, 6, 8, 10. Questa, capito? Non c'è un'interazione in questo senso. Invece, quello che vi dicevo, no? Prendo un'informazione da Tizio, che mi manda da Cali, che mi rimanda dalla Sempronia, e poi ritorno di nuovo a Tizio, magari. Questa è una cosa che, quando finisce, in un certo senso ti dà l'idea, no? Cioè, mentre se tu c'hai i numeri pari di via Giulio Cambellotti da fa, sai quando inizi e sai quando finisci, perché l'ultimo numero, cioè, qual è l'ultimo collega di informatore che incontri rispetto a quel tema? Adesso lo vedremo, ma non c'è oggettivamente, non c'è una sequenza che sta lì, che dice lei la conclusione. Quindi l'iterazione è questa possibilità di rimbalzare, cioè, concettualmente, perché parti da minoranza, passi attraverso la storia di Leonidas e ti rendi conto che minoranza la devi rivedere, ok? Oppure appunto una iterazione di tipo concreto. Poi le note che tu avevi, diciamo, etichettato come meme, no? Nel tuo diario, appunti, quel che sia, si può usare, ormai si può usare tutto. L'importante è che lo sia. Io uso una cosa che uso molto, è Evernote, non so se lo conoscete, quello dell'elefantino. Cioè, c'è una versione free che è abbastanza buona, ma io ve lo consiglio per organizzare un po' il materiale, perché è una specie di blocco notes molto dinamico, nel senso che puoi creare il tuo blocco notes per il tuo progetto culturale, per le mie riflessioni sull'amore, per quel che volete, ok? E ci butti dentro, qui sono delle taccuini, ecco, ci sono dei taccuini in cui butti dentro tutte le note come vuoi tu, ma le note possono essere anche pagine web, ok? Quindi c'è un sacco di robe e poi te la riorganizzi in maniera dinamica. Io, diciamo, lo uso spesso, però
come io uso tantissimo proprio la nota cartacea, ormai da anni uso. E poi una cosa che faccio, e sono finito, ho iniziato da poco, cioè ogni meme che scrivo l'ho dato e lo etichetto, così dice. Poi ovviamente ci possono essere letture di testi, commenti, riassunti, pagine di diario personale, varie cose. E ogni tanto mi faccio una sorta di digitazione, cioè le prime due pagine di questo blog notes che uso ormai da un paio d'anni, c'è un index dei temi, cioè poi a pagina 32 parlo di paletera, a pagina 46 ci sono le mie note disperate, il mio cuore sofferente, ok? E poi a pagina 48 è fuori un'altra nota sulla paletera, in modo che alla fine c'è un indice di temi, cioè si può, perché lo faccio? Perché scrivere a mano e scrivere con la tastiera sono due cose diverse, che io credo, ormai sono quasi convinto, che implichino proprio circuiti neuronali diversi. Non ho capito bene perché, però forse perché è inevitabile, cioè, se sei una buona pratica, vabbè, voi siete tutti qua, la generazione del pollice, non si dice, insomma, no? Se avete una buona pratica puoi scrivere molto rapidamente con una tastiera, insomma, con la tastiera o con un virtuale o che sia, e a mano inevitabilmente sei più lento. Io ho l'impressione che quando scrivo a mano, me la racconto così, che sono più femminile. Quando scrivo con la tastiera sono più maschile, cioè sono più spigoloso, tendo ad essere più rigido in certe connotazioni, cioè tendo a dare dei giudizi più sharp, più nitidi, mentre quando scrivo a mano è come se mettessi più in atto con una sorta di lavoro di cura, mi prendo quasi cura della cosa che sto descrivendo. Ormai mi conosco e so che funziona così, ecco. Ma per dire, insomma, che ovviamente uno dice, ma perché faccio tutto quanto sul computer, è più comodo, no? Però pensi diversamente, almeno io penso diversamente, quindi mi tengo le note separate. Che ci fai queste note? Quando fai ricerca sul campo, devi avere un diario di campo. Vuol dire che sei massacrato perché hai fatto 30 interviste, 2 incontri, non hai portato la festa, hai dovuto fare foto perché c'era un matrimonio, arrivi a casa la sera, nel posto dove dormi, la sera è distrutto e dici no, stasera non ce la faccio, però domani mattina abbiamo bisogno di fare il piano di campo. Cioè riprendi organizzando, sistematizzando quelle note. Puoi anche fare di semplici rimandi, se il neve l'hai fatto buono, non è che lo devi ricopiare intero nel diario. Però devi darci una struttura che sia contemporaneamente narrativa e appunto strutturante, organizzata. Questa è la grande differenza tra turista e antropologo. La grande differenza. Il turista, se va bene, arriva alle note. Se va bene. Se la gode il turista, anche la disgrazia, anche la disavventura se la gode, perché la vive e basta. Invece l'antropologo ha il problema di trasformarla in una forma di rappresentazione. Non è soltanto esperienza, deve essere rappresentazione. Ok? Già i meme del taccuino sono forme sintetiche di rappresentazione. Nel diario questo deve essere specificato. Chi non ha voglia di scrivere, o di scrivere, uno può fare un diario anche video diario, ma non è più complicato, non saprei come farlo, diciamo. Però secondo me la scrittura, Forghiersi ce lo dice, cosa fa l'antropologo? Scrive. Erano altri anni, quando usciva da cosa 50 anni fa, però l'idea di fondo è rimasta la stessa. Riprendiamo la realtà, le cogliamo questi schizzi, questi bozzetti, no, sketch, alcune note, e poi ci mettiamo con tutta la calma del mondo a articolare un testo più complesso, il diario di campo. Ok? Quindi attenti bene
Non confondete il taccuino con il diario di campo, sono due cose molto diverse. Molto spesso nel diario di campo si utilizza il taccuino, no, necessariamente, ma è un po' come nelle lezioni, non ci sono soltanto le cose del taccuino nel diario di campo, c'è un livello ulteriore, perché sistemando il memo ti puoi rendere conto di una cosa che ti era sfuggita e magari già individui un collegamento. Ah, vedi, ecco perché quella cosa è successa. Nel diario di campo dai un altro livello di lettura, ok? E soprattutto il diario di campo diventa una fonte dissociata dalla sincronia, no? Se volete, il meme è più vicino all'oralità, perché è molto agganciato a quel contesto. Invece il diario è più vicino all'idea di scrittura, in cui distacchi la produzione del testo dall'evento in quanto tale, ok? Il meme è più una cronaca o un diario in diretta, il diario è più un memoriale quasi, capito? Ti metti a distanza rispetto alle cose di cui stai parlando. Un altro punto importante è la saturazione. Dicevamo prima, no? L'interazione di tipo antropologico ha il problema che non sai quando è finito il mondo. Sì, lo sai. Quando è che lo sai? Quando all'ennesimo incontro, all'ennesima intervista, i meme che raccogli e poi quello che scrivi nel diario non ti aggiungono niente di nuovo. Ok? Rispetto alla cosa che stai studiando, perché ovviamente se io cosa fa? Studio Torbella Monaca, che vuol dire? Di tutto, no? Cioè quando finisci di studiare Torbella Monaca? Mai Torbella Monaca. Però forse il rapporto tra genitori e figli, tra gli immigrati del Nord Africa a Torbella Monaca, dopo un po' cominci ad aver raccolto una serie di dati, perché stai lì mentre loro interagiscono nel play up del polo spegnile, li vedi come parlano con i bambini, oppure hai fatto il focus group, ti sei fatto raccontare quante volte i tuoi genitori, hai raccolto un sacco di dati, li hai sistemati, li hai organizzati, ok, li hai strutturati, e a un certo punto non trovi più nuove informazioni. A quel punto puoi dire che hai saturato la ricerca per quel tema, non per Torbella Monaca, ok? Ah, ma non è vero, perché se tu prendi i genitori sudafricani, sì, appunto, oppure i genitori sudamericani si comportano diversamente dalle mamme marocchine, appunto. Io sto dicendo che ho saturato il tema della ricerca sulla genitorialità tra le mamme marocchine di Torbella Monaca, ok? Si può saturare se tu hai ritagliato in maniera adeguatamente precisa il tema della tua ricerca, si può fare, ok? Ho un altro concetto da imparare, il gruppo sociale testimone. Dove lavori? Abbiamo detto che ci saranno diversi raggruppamenti, no? Quelli che si polarizzano rispetto a certi temi. Io in Irlanda, per esempio, avevo il problema di studiare l'emarginazione sociale, cioè l'emarginazione in contesto spaziale, cioè quanto il confine tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, confine geografico di terra, istituisse delle forme di esclusione sociale. Vivevo ad Armagh. Armagh è una contea di confine, e avevo il problema di dove andare a stare. Perché, sapete, in Irlanda del Nord c'è un fortissimo sectarianism, si dice, cioè una divisione lungo le linee dell'appartenenza politico-religiosa. Se sei protestante, abiti in certe zone. Se sei cattolico, abiti in altro. Vai in certe scuole, ma fai la spesa in certi posti. Vai in certi pub. Addirittura vai in certi ospedali. Chiaro, il sectarianismo può essere veramente, veramente pesante. E quindi... Qual è il gruppo a cui tu fai riferimento? No?
cioè, a chi, cioè non è detto che le persone con cui interagisci tu siano rappresentative di tutta la società che stai studiando, no? Quindi devi avere consapevolezza che stai lavorando con i giovani repubblicani, ok, scolarizzati. È un gruppo sociale testimone, non è tutta la società irlandese o la cultura per certo dell'Irlanda del Nord, ok? Quindi avere consapevolezza di come ti sei ritagliato, e non è sempre detto, no, che il gruppo sociale testimone sia quello che ti interessava. Può essere che ti capita, e lì devi stare molto attento a una cosa che vedremo, a un problema che vedremo tra poco. E un altro aspetto fondamentale della politica sul campo sono gli informatori privilegiati. Vuol dire che ci possono essere, normalmente, ho interagito con qualche centinaio di persone in provincia di Florida, ho fatto una ricerca, ho fatto dei colloqui approfonditi con un'ottantina di persone, ok? Però appunto i miei meme tenevano conto delle giornate passate al mercato, di quando mi mettevo sulla strada dal paese dove stavo io al mercato, e con la mia Fiat Ritmo, il pianto a gas, passavo su giù per questa strada, di fatto facendo una specie di autostop, cioè perché tante persone, anziani, fanno l'autostop, e per me era un modo comodo per conoscere persone, gli facevo un favore, quindi poi diventavo l'occasione di ricevere due chiacchiere. Alcuni non li ho rivisti più, alcuni li ho rivisti tante volte, alcuni sono diventati miei informatori privilegiati, cioè per indole loro, per interesse mio, per un miscuglio di queste due cose, sono diventate persone con cui gli incontri si sono approfonditi. Ho conosciuto tramite loro altre persone, ho conosciuto la loro famiglia, eccetera. Gli informatori privilegiati ci sono. L'importante è non rinchiudersi in quella, no, cioè, capito? La ricerca sul campo è più che andare lì, siccome conosco, quello è il cugino del mio compagno del liceo, capito? Vado lì, passo il pomeriggio con quello lì e torno, ho fatto ricerca sul campo. No, non funziona così. L'antropologia ha avuto un sacco di problemi con la decolonizzazione, a fare ricerca sul campo, perché molto spesso non ne potevano più di questi predatori, no, che venivano lì, portavano delle informazioni, se ne tornavano alle università e facevano carriera. In contesti coloniali è stato a lungo difficile, finché appunto siamo aperti a questa idea di conversazione, di apertura, di dialogo, no? L'antropologia come dialogo, una forma dialogica in cui il sapere viene prodotto nel contesto, non è estratto dal contesto, viene prodotto dall'interazione. Però sono gli informatori privilegiati, comunque ci sono, va bene? E poi un'altra parte su cui dobbiamo dire qualche cosa è l'individuazione dei fattori di disturbo. Cioè, se questo è il modo in cui si fa ricerca, quali sono le turbolenze, che cos'è che rischia di far andare male la tua ricerca? Il primo fattore, uno dei più importanti, è l'incliccaggio. Da click, in francese, la cricca, diciamo in italiano, no? Cioè il fatto che ti puoi rischiare di trovarti associato a un gruppo specifico. Magari lavori in Macedonia occidentale greca e interagisci soltanto con quel piccolissimo gruppo di attivisti che vorrebbero il riconoscimento della minoranza macedone in Grecia. Sono pochi, neanche decine, poche unità. Però se tu stai lì, parli soltanto con loro, ti sembra che ci sia una minoranza oppressa, e invece è soltanto la tua visione indotta da un microgruppo. Okay. Molto spesso i gruppi di questo tipo, quelli più attivi politicamente, quelli più consapevoli politicamente, rischiano di avere una sovrarappresentazione, perché sono quelli più voiced, più quelli che tendono a farsi sentire di più. Okay. Molto spesso i piccoli gruppi attivi politicamente possono creare questo rischio dell'incliccaggio. Oppure l'incliccaggio può essere anche
dovuto da fattori oggettivi. Io, quando sono assunto da questa di Berkeley, dal Consiglio Universitario di Berkeley, per fare la mia ricerca, ho dovuto compilare un modulo in cui dovevo dichiarare se ero cattolico o protestante. E se non ero nessuno dei due, dovevo comunque dichiarare qual era il modo in cui venivo percepito. Ovviamente da italiano ero automaticamente fatto coincidere con i cattolici. Questo ha rischiato grandi problemi, perché in Irlanda del Nord la tensione vera è proprio lì, no? Tra protestanti, diciamo, che pensano che l'Irlanda del Nord dovrebbe rimanere parte integrante del Regno Unito, e cattolici, soprattutto appunto i repubblicani, che pensano che l'Irlanda del Nord dovrebbe essersi unirsi alla Repubblica d'Irlanda e separarsi completamente dal Regno Unito. La Brexit ha creato un casino da questo punto di vista. Okay. Ma io ho dovuto faticare a lungo, proprio nel mio posizionamento, che dovevo andare a abitare, perché anche con detto tutto quanto diviso, ho trovato per fortuna una casa di protestanti, ma al confine con la zona cattolica, e quindi io ci stavo bene. Ho dovuto scegliere anche con molta attenzione dove stare, per evitare un incriccaccio pesante, perché se io mi fossi totalmente, diciamo, appassionato identitariamente, no? Alla causa dei repubblicani cattolici, mi sarei perso un sacco di persone interessantissime protestanti, non soltanto i fanatici baciapile della regina, ma anche persone assolutamente ragionevoli, moderate, oppure anche gente che aveva commesso reati terribili, uccisioni, violenze. Ok? Cioè, bisogna stare attenti a non pensare che il micro gruppo dentro cui ti sei trovato o volentieri ti sei identificato sia rappresentativo, immaginatevi in questi tempi come la cosa possa essere molto molto difficile, no? da gestire, no? In cui praticamente tutto il contesto sembra quasi obbligarti a schierarti, no? Penso appunto a quello che succede in questi giorni tra Israele e la Striscia di Gaza. Poi il monopolio delle fonti è un altro problema serio. Gli antropologi sono purtroppo dei misantropi, anche se fanno finta di interessarsi di relazioni sociali. Tendiamo purtroppo a lavorare molto spesso ognuno per conto nostro, ognuno ha il suo campo, guai se qualcuno osa, capire. Tutte queste robe sono scene, insomma, di micro possesso identitario. Per cui una delle cose più brutte è il fatto che facciamo uscire poco del nostro modo di lavorare, ci limitiamo molto spesso a distillare per il pubblico appunto qualche cosa, ma siamo noi i guardiani alla porta delle cassette delle nostre interviste, degli appunti, e invece magari la possibilità di avere archivi condivisi sarebbe molto meglio. Ci sono degli esperimenti oggi di etnografia, di diari di campo, vengono pubblicati in diretta sul sito web, mentre fai il campo pubblichi il diario, molto impegnativo, diciamo, no? Diario di campo non abbiamo mai parlato, ma diario di campo è una delle cose più anche pericolose dal punto di vista professionale. Bronislaw Malinowski, ve l'ho citato tante volte, no? Questo antropologo polacco, successe un casino nel 67, mi pare, perché la vedova pubblicò il diario privato che Malinowski teneva mentre era all'isola Trovian, e venne fuori di tutto. Tanto che c'era frustrato, sessuale, c'era le cose, pensava alla fidanzata, non sapeva come fare, risolvere questa roba, pensava lì da solo, ma anche il modo in cui parlava dei trovirandesi, questi sporchi negri che vengono qui a chiedermi il tabacco, non ne posso più, cioè, capito? Malinowski, cioè, è considerato il fondatore dell'etnografia moderna, è considerato quello che è lui che ha inventato il concetto di osservazione partecipante. È lui che ha sistematizzato questa idea che l'antropologo dovesse passare del tempo, lungo tempo, sul campo, imparando la lingua, che non poteva utilizzare le informazioni fornite da viaggiatori, commercianti e missionari. Lui produrre il dato. E capite cosa è successo con questa roba?
Quindi attenti bene al monopolio delle fonti, ok? Perché può essere molto, molto fuorviante. Poi un altro problema, un altro fattore di disturbo è la rappresentatività del gruppo testimone. Io ho parlato con forse 200-250 persone in Macedonia occidentale greca, e il mio gruppo era costituito, diciamo, da un'ottantina di persone, riducibile probabilmente a una trentina di persone con cui ho fatto veramente un lavoro approfondito. Quanto è rappresentativo della Macedonia, della popolazione di lingua slava? È un problema grosso. Giers risolve dicendo che spetta a te la capacità di cogliere la rappresentatività, cioè quanto Cohen mi dice delle cose sugli ebrei in contesti musulmani. Beh, alcune cose mi dice interessanti. Quanto la sua storia sia rappresentativa dipende da dove mi colgo, ok? Non voglio insistere su questo punto. E poi c'è la soggettività del ricercatore, un altro fattore di disturbo enorme. Io ho studiato il nazionalismo in Macedonia occidentale greca, ma di fatto il mio essere non tanto bianco, tutto quello qua, la lagna del politicamente corretto, il fatto che fosse bianco, capitalista, classe media, borghese, eccetera, è il fatto che ero maschio. E in Macedonia, come penso ovunque nel mondo, la questione nazionale è molto molto separata tra maschio e femmine. Cioè su Tana, la moglie di Leonidas, ci ha messo veramente tanto a capire come uno che veniva dall'Italia ci avesse voglia di perdere tempo con suo marito su ste robe assurde come i patrilla, l'orgoglio, e ma che roba è? Non controllo niente. Lei c'ha il problema di pensare come arriva a fine mese, se la mese, se la vigna avesse avuto dei problemi, i parassiti, quelle erano cose importanti. Sì, poi i maschi si sa che al bar parlano di ste robe, capito? Cioè io ero dentro un discorso molto molto maschilista, ma non nel senso, molto maschile, maschiocentrico, cioè una concezione della patria, della nazione, dell'etnia, dell'appartenenza, molto dal punto di vista dei maschi, lo so, però difficilmente avrò delle alternative. Cioè quando c'erano delle feste, delle riunioni, matrimoni, funzionava ancora così dove ho lavorato io, perché i maschi stanno in salotto e si parla appunto di politica, e le donne stanno in cucina con i bambini. C'è ancora fatto questa separazione, e io non potevo andare in cucina semplicemente perché ero maschio. Viceversa, non è che la donna avrebbe colto di più, avrebbe colto un altro lato, ma sarebbe persa il mio. Quindi per quello l'ideale è lavorare sempre di più in squadre. Oggi si capisce che anche l'etnografia, che è fatta di interazioni diciamo molto personali, è bene che abbia delle squadre che interagiscono, ok? Vabbè, poi c'erano tante altre cose, ma non abbiamo tempo. Invece dobbiamo parlare di questo. E passiamo dopo il livello Sardà, gli ultimi minuti che ci restano, questi 20-25 minuti, a parlare di l'arte come sistema culturale. Un saggio di Clifford Geertz che allora,
l'arte come sistema culturale. Chi ha scritto una serie di articoli come sistema culturale? È la Paolo di Anfa, l'ho presa in giro. Oppure, se volete, appunto, l'ideologia come sistema culturale, l'arte come sistema culturale, cioè, il senso comune come sistema culturale. Quello che gli interessa è denaturalizzare, cioè far comprendere a chi legge che appunto non c'è un rapporto immediato di ordine percettivo con la realtà, neanche tanto meno con la realtà estetica. Lui ce l'ha un po' con quel tipo di analisi, di critica d'arte, che si ferma su alcuni principi formali. L'arte come formare per informare. Ok? Perché dice? Perché i principi formali non sono dettati da considerazioni di ordine naturale, non è il sistema percettivo che ti fa capire la linea, il colore, la forma. Non sono cose che tu percepisci, sono cose che interpreti. Chiaro? No, spero di no, perché sennò ho finito la lezione qua. Invece, se non è chiaro, cerchiamo di sbrogliare. Vi metto là il landmark, che è il punto di riferimento. Vogliamo arrivare a capire questa roba qua. Cioè, Geertz dice: non dovete pensare che la nostra percezione estetica è stata mai, cosa vuol dire? Ai stampi, percepisco. Proprio quello vuol dire. L'estetica, in teoria, è l'antenata degli studi cognitivi. È il modo in cui, prima di conoscere come funziona il sistema percettivo dal punto di vista fisiologico, è il modo in cui gli esseri umani, in modo particolare gli occidentali, si sono posti a questo problema. Che cosa vedo? E perché lo vedo così? E cos'è sta roba che mi dà una sensazione piacevole e quest'altra roba che invece mi dà una sensazione sgradevole? Che cos'è sta roba? Tutte teorie varie, insomma, no? Degli atomi che entravano nell'occhio, tutte teorie estetiche in cui si cerca di capire che cos'è la percezione. Ok? Geertz sta dicendo che dentro questo sistema dobbiamo metterci la cultura, che, se volete, tra il corpo come sistema percettivo e l'oggetto come oggetto artistico, come opera d'arte, c'è la cultura che lo rende effettivamente percepibile nel senso di significativo. Secondo alcune grammatiche apprese. Prof, scusi, continuo a non capire. Bene, buon segno. Ok, grazie. Buon segno, ci andiamo. Vediamo se dal basso, cioè partendo dalle cose concrete. Vedete? Questa è una donna yoruba, una popolazione della Nigeria meridionale, che attuano questo tipo di scarificazioni sui volti per marcare l'ingresso dell'età adulta. Ok, sono. Ok. Come li chiamate voi? Scarificazioni così. Scars, non so se c'è un termine, come c'è il piercing, no? Tatuaggio, piercing e questo è l'altro tipo. Vabbè, scarificazione, con il termine italiano tecnico, ok? Cioè sono delle incisioni fatte okay, con questo intento estetico. Cioè sono belle. Cercarlo, ok, vedete? Allora,
Le linee nella cultura yoruba non sono, quello ci dice, non sono puri percetti, sono costrutti culturali. Perché? Sono linee che in cui, con cui gli yoruba associano il loro gruppo con la civiltà. La linea è ciò che apre il terreno con l'aratro. La linea è il solco inciso nel terreno che consente l'agricoltura. Quindi un terreno coltivato, attenti, non so, ce lo diamo anche noi, no? Cultura e coltivazione hanno la stessa radice, cioè c'è del lavoro fatto dagli uomini trasformando un contesto naturale in qualcosa gestito dagli uomini, dagli esseri umani. Questo. C'è una citazione? Vediamo se ecco, la trovo. Cioè le iniziazioni che hanno fatto sparire parole. Fantastico. Sì. Capite, la stampa non è delle migliori. Ecco, gli yoruba associano la linea alla civilizzazione. Questo paese che è diventato civilizzato, in yoruba si dice questa terra ha delle linee sulla faccia. Che pagina? 124 del file dell'altra che si sta continuando. Ok? Quindi il punto fondamentale è che il profondo interesse dello scultore yoruba, perché poi questa idea viene ripresa dalle sculture. Vediamo se troviamo. Testa tutta incisa, da altre figure, vediamo se si sta vedendo. In generale diciamo, questa, c'è un'attenzione alla linea, qua si vede un po' bene, ecco qua. Vedete? L'uso delle linee in tutta la rappresentazione, dal cappello al vestito, ai fianchi, il vaso, tutto è caratterizzato da linee, e come le interpreti. Il profondo interesse dello scultore yoruba per la linea e per particolari forme di linea deriva da qualcosa di più del piacere distaccato per le sue proprietà intrinseche, o i problemi di tecnica scultoria o qualche concetto culturale generalizzato che si potrebbe isolare come estetica indigena. Scaturisce da una sensibilità distintiva che tutta la vita contribuisce a formare. Perfetto. In cui i significati delle cose sono le cicatrici che gli uomini lasciano su di esse. Chiaro la contrapposizione con l'idea formale dell'estetica che vede l'arte come il formale, formare per il formare. Paresso, il maestro di Umberto Eco, diceva questo dell'arte. L'arte è
concentrarsi sulla forma, insistere esclusivamente sulla forma. Sì, forse l'arte occidentale arriva a un certo punto in cui questo è il suo distratto distintivo, ma perché proiettare questa concezione che è locale, nostra, altrove, e pretendere che se loro hanno un'attenzione specifica per la linea lo facciano con lo stesso atteggiamento? In realtà si può comprendere il ruolo che ha la linea nella scultura, nell'arte Yoruba, soltanto se la si associa alla cultura Yoruba, che dice che la linea è l'atto costitutivo della civilizzazione, al punto che un essere umano compiuto è un essere umano la cui incompletezza naturale è portata a compimento con un lavoro fisico. Come il terreno è incompiuto finché non ci sono delle linee solcate dall'aratro che lo trasformano in terreno che produce vita, che produce prodotti agricoli, tutta la vita è caratterizzata dal lavoro che noi ci facciamo. La linea, se volete, è un simbolo, un epitome, una sintesi del concetto di cultura Yoruba. Cultura intesa proprio come atto che prende l'oggettività del percetto e lo filtra nella intersoggettività del concetto culturale. Chiaro? Cominciate a capire che sta facendo Vierzo. Dice, non è che il mondo sta lì e tu applichi delle categorie kantiane pure assolute universali, la forma, la linea, in tutto il mondo, e chiamiamo arte sempre la stessa cosa, cioè la capacità di insistere su questi principi. No, per gli Yoruba quello è, per gli Abelano della Nuova Guinea invece è questo. Per gli Abelano invece questo è. Questa ossessione geometrica, no? Per queste forme. Se mettete a Milan Pictures, vedete, sono un'ossessione per una raffigurazione che a noi pare astratta, ma in realtà che per loro è anche figurativa, in cui c'è una figura lanceolata, diciamo, accompagnata da quattro colori di fondo, cioè sono delle specie di foglie che in realtà sono raffigurazioni della vagina femminile. Sono pitture che fanno i maschi. Allora, devi partire dalla cosmologia Abelan. Per gli Abelan ci sono due tipi di esseri umani. Alcuni che sono naturalmente creativi e altri che invece non sono naturalmente creativi. Riuscite a capire qual è la distinzione? Quali sono quelli naturalmente creativi? Le donne, perché? Perché creano. Sì, ecco, l'ho detta troppo grossa di quello che sono naturalmente creativi. In realtà sono le donne, sono quelle che hanno imparato dagli dei come avviene l'atto sessuale. Una serie di miti che raccontano come è successo che loro abbiano imparato l'accoppiamento sessuale. E gli uomini come possono competere sulle donne, con le donne su questo campo? Attraverso il rituale. I rituali sono delle messe in scena dell'acquisizione degli uomini del potere creativo.
L'arte in realtà è un'arte, diciamo, piena di cosmologia, piena di concezioni culturali, in cui gli Abelà dicono, gli Abelà maschi si dicono, anche noi possiamo giungere a un certo livello di creatività se ci mettiamo con molta pazienza a imparare alcune tecniche pittoriche in cui l'organo fondamentale della riproduzione femminile, cioè della riproduzione della specie nostra, cioè la vagina, viene sussunto e in un certo senso acquisito simbolicamente dai maschi. Voi ce l'avete di natura e noi ce la facciamo per conto nostro. Succede spessissimo, lo fanno spesso, cioè gli uomini, pensate alle simulazioni delle mestruazioni, no? In molte culture gli uomini si fanno delle scarificazioni sul piano della coscia, a simulare il potenziale creativo delle donne. Anche questa cosa andrà, avrò il coraggio prima o poi di fare un corso su questo, no? Sul fatto che non è vero che il sistema fondamentale è dalla parte l'invidia del bene e dall'altra parte l'oppressione. È molto più complicata di così. Molto più complicata di così. Ridurre tutto, no? A patriarcato. Ci si perde un sacco di lavoro interessantissimo. E soprattutto ci si perde il fatto che nella gran parte della storia umana uomini e donne sono stati alleati nella consapevolezza dei rispettivi limiti. Perché non significa che non ci siano stati atti di violenza, di soffruso, ma stiamo parlando di quello che le culture ci raccontano, non gli episodi singoli. Vabbè, quindi, capito? Cioè, se vuoi capire la pittura abelana e quello che la figura, non puoi trascurare la mitologia e la cosmologia degli Abelà. Di nuovo, l'arte come sistema culturale, cioè devi sostanzialmente capire tutta la cultura Abelà per capire che cosa c'è nell'arte. È il famoso olismo dell'antropologia, cioè l'idea che Ollon è il nostro punto di riferimento, il tutto, il quadro complessivo che ci consente poi di capire che cosa significa quel sottoinsieme specifico. Se vuoi capire la parentela in Macedonia, devi capire tutta la cultura del territorio. Se vuoi capire l'arte degli Abelà, devi avere un'idea complessiva della cultura. E vabbè, tra i popoli primitivi sono culture semplici, è facile che tutti i pezzetti siano incastrati. Sì, vabbè. E la Firenze del 400? Nella Firenze del 400, se tu vai a vedere l'arte, cioè siamo in uno dei posti, no, politicamente, socialmente, esteticamente, tecnologicamente più avanzati del pianeta all'epoca, ok? Avrò inventato la cambiale, insomma, come vale male come livello di tecnologia, e riprende l'interpretazione che dà Michael Baxendale in un libro del primo anni 70 sulla pittura italiana del 400-500. Baxendale dice, e Ghirz riprende buona parte Baxendale, bisogna, per capire cosa dicevano gli autori, cosa diceva un Beato Angelico, cosa diceva un Piero della Francesca, cosa faceva un Botticelli, bisogna capire che sono espressioni estetiche che possono essere comprese emicamente, cioè dal punto di vista del, soltanto ricostruendo l'occhio del periodo. Cioè, se vuoi capire il Beato Angelico che cosa sta devi sforzarti di capire che cosa vedeva
In quel quadro un utente. E che cosa vedeva? Vedeva, per esempio, nel Beato Angelico, vedeva una raffigurazione delle idee espresse dai predicatori. Nel, ci arriviamo un po' più in dettaglio, nel Primavera del Botticelli, o nelle Grazie, vedi espresso in forma visibile la simmetria geometrica, il ritmo della bassa danza, un tipo di danza sociale. Nei quadri di Piero della Francesca vedi l'espressione della valutazione geometrica che i mercanti erano costretti a fare. Quindi c'hai predicatori, ballerini politici, insomma gente che sta in un contesto sociale, e mercanti. Se non recuperi quello sguardo, non capisci niente di quello che vedi. Nei quadri di Piero, del Beato Angelico, c'è per esempio una raffigurazione del corpo divino che teneva conto di quanto i predicatori avevano elaborato a partire dai sillogismi di Susanna da Siviglia. Sono dei pezzetti bellissimi. Se questo modo, chiedi in che modo? Ut und fuit, nigra aut alba, sta parlando del colore della pelle di Maria. Cioè, i predicatori avevano bisogno di dire alle persone se Maria, che colore avesse la madre di Gesù, colore della pelle. Ut fuit nigra aut alba. Cos'era, bianca o nera? Respondit Albert, super missus est, e cita, non so chi cita, forse dovete dire, no, non so, Albert Magno. Quod non nigra simpliciter, neque rubem, neque alba, quia isti colores dante quanta imperfezione in persona. Seguite? Più o meno, no? Non era né rossa, né bianca, né nera, perché questi colori sono imperfetti. Unde dici solet, quindi bisogna dire, Deus me protega a lombardo russo, alemanno nigro hispano albo, flaminio cuius di qualunque colore. Cioè, siccome ci sono, sappiamo che eccessi di colore non sono buoni, pensiamo che la Madonna fosse un giusto equilibrio, e invece c'è tutta la figurazione. Cioè, nella predicazione si insisteva molto su questa visibilità, e il quadro, il Beato Angelico, il quadro è un modo per farci vedere quell'immagine, quel concetto, la perfezione. Ovviamente, cioè non vi dimenticate chi è Maria, no? In questa concezione cristiana, chi è Maria? Che ruolo ha avuto? Una cosa sopra, no? Anche Cacciari ha scritto, che tu libricino molto pezzo, generare Dio. Guarda che come idea è sconvolgente se ci pensate, no? Perché il cristianesimo è una religione in cui, dell'età siale si dice, in cui, lo faremo al modo rubino nel dettaglio, in cui il divino è stato portato via dal mondo, no? Non c'è più un mondo incantato. Dio è l'altro, per definizione, no? E si crea questa separazione. Ma nel cristianesimo c'è la questione dell'incarnazione, cioè questo altro assoluto che nell'Islam e nell'ebraismo rimane altro assoluto, nel cristianesimo invece si incarna. Come fa a incarnarsi? Come può l'altro assoluto diventare umano? Se non c'è qualche tipo di mediazione. Maria ha questo luogo. Per quello l'8 dicembre i cattolici festeggiano l'Immacolata Concezione. Non vuol dire che Maria non ha fatto sesso con il generale Gesù. Vuol dire che Gioacchino e Anna e i suoi genitori, quando hanno fatto sesso con il generale lei, nell'ovulo fecondato, Dio non ha messo il peccato originale. È l'unica donna,
dopo Eva, a essere generata senza peccato originale. Quello vuol dire la regenerazione. Perché c'è bisogno di questo? Perché altrimenti come poteva pensare questa trascendenza assoluta ad incarnarsi? E quindi questa è la Madonna dell'immaginario cristiano di quell'epoca. Quindi Piero della Beato Angelico consente alle persone che hanno quell'occhio di vedere questo nei quadri. Questo dice Pietro. Questo fa l'arte. L'arte prende delle robe, dei concetti e li rende visibili. Li trasforma in qualche cosa che puoi toccare oppure addirittura appunto ad usare in certi casi, cioè li fa diventare delle robe concrete. Non può che farlo dentro il sistema culturale. Quindi l'arte è come sistema culturale. Poi è finito, già? Finisce con una bellissima analisi della poesia araba marocchina e l'ispirazione che prende dal Corano, ok? Però questa ve la vedete voi.